Introduci. Di solito dovevo fare io la presentazione e introdurre i relatori, mentre adesso mi trovo dall'altra parte. Com'è iniziato questo talk? Prova. Si sente? Ok. Allora, eravamo su Facebook, ti ho chiesto: Matteo, ma per favore vieni a fare un talk a desk? E lui: sì, certo, dimmi di cosa parlare. Va bene, ci penso io. Ho impiegato un giorno a scrivere l'abstract del talk, l'abbiamo sistemato un pochino, l'ha riletto e fa: figa, è difficile. E lo faccio solo se mi aiuti. E ha detto: volentieri. E quindi eccoci qua. Basta. Tu sai veramente, spero che con le donne tu funzioni meglio che col climax della sala, perché così. In realtà lui voleva parlarvi di roba difficilissima matematica, l'ho relegato in fondo in un cantuccio, in un angolo, così almeno ha anche imparato a fare pipì nelle posizioni giuste, su crittografia applicata alla privacy. In realtà ci siamo accorti mentre parlavamo che spesso vedete delle parti di tracciatura online. Le fa Vecna in genere, Claudio, con un po' del mondo, poi vedete la parte in mezzo, vi manca probabilmente, vi mancano gli ultimi 8-9 anni di advertising online, perché siamo fermi ai cookie. Ok, i cookie sono cattivi, cancello il cookie, cancello la history, non mi tracciano più online, sono felice. Ok, ecco il mio si chiama. Il talk si chiama la prima parte, quella di spiegazione per poi capire quello che vuol fare lui. Si chiama Fingerprinting Felice. Cosa non sapete, cosa pensate di sapere e cosa siete sicuri di sapere, ovviamente sbagliando. Come giro le slide? Vai Così. avanti, Shinawa. No, torna indietro, Shinawa, una slide alla Così, volta. così. Esatto. Scusate. Allora, le fai andare avanti una alla volta, quando arrivi in fondo ti fermi. Va bene? Ok. Fantastico. Ora, questo l'avete visto in un po' di persone, ci sono un po' di plugin che fanno questa cosa quando viaggiate su un sito web. Vi fa vedere i tracking codes, cioè ogni volta che voi viaggiate in giro per la rete vi trovate una serie di script di tracciamento che servono per l'advertising. E fin qui, se vi siete persi questa parte, ritornate pure nel 2001, quando ha iniziato a parlarne Claudio, e ci rivediamo dopo. Tracking. Profilazione, advertising più o meno contestuale a quello che voi fate. Non tanto perché l'advertiser vi vuole bene e vuole darvi un migliore advertising, ma perché hanno scoperto dopo tanti anni che, stranamente parlando, se non ve ne fotte un cazzo dell'argomento di cui vi fanno advertising, voi non cliccate. Se voi non cliccate, loro non hanno un click through, cioè non hanno il click sull'advertising. Se non hanno il click sull'advertising, non prendono soldi. Quindi, se vi danno roba che a voi non piace e voi non cliccate, loro non pigliano soldi. Ok? Fino a qui ci siamo. Normalmente si dice blocco il tracciamento perché se io cancello i cookie, ho dei nuovi cookie, con i nuovi cookie non ho più l'identità e mano a mano a intervalli regolari io pulisco e nulla sanno di me se non quello che ci sono all'interno dei cookie. E ogni cookie è diverso, quindi vengo tracciato in maniera diversa per ogni cookie. Vai avanti. Da qui una serie di analisi, tipo questa che vi fa vedere dove si muovono i vostri dati in giro per. Questa ve la fa vedere Claudio perché è roba sua. Vi fa vedere in che giurisdizioni in realtà io penso di navigare una pagina e in che giurisdizioni invece finiscono i miei dati, tra cui quelli di tracciamento. Ok, avanti. Quindi sappiamo tutto, abbiamo la soluzione, abbiamo capito come funziona il tracciamento, siamo felici. 11 fattoriale. Quindi la soluzione è uccidere i cookie. Dopo che abbiamo ucciso i cookie, siamo felici e contenti. Ora, grondo un attimino sarcasmo, dovreste aver capito che non serve a un cazzo di niente cancellare i cookie a questo punto. Se non avete capito, vuol dire che sono stato troppo poco sarcastico. Nella realtà dei fatti, vi sareste dovuti accorgere di questa cosa molto prima. Perché? Perché? Salvatore Ranzulla. Voi che cazzo scherzate che quella foto l'ho fatta io, giuro su Dio, è vero, l'ho fatta io, giuro. Ho preso anche un sacco di soldi mandando diffide ai vari giornali che la usavano e i soldi che piglio finiscono in una sorta in una no profit che voi conoscete bene perché c'è un altro cazzone. Dov'è l'altro cazzone di Akimbo? Fai ciao con la manina. Eccolo lì.
che dà a più o meno la stessa associazione. Quindi in realtà Aranzulla ha dato un sacco in beneficenza con la sua immagine, sapevatelo, hashtag sapevatelo. Perché vi metto Aranzulla per prendervi in giro? Perché avrete visto in giro adesso che quasi tutti gli advertiser stanno prendendo contromisure per adblock, cioè voi bloccate l'advertising e il sito si incazza. Se mettete adblock, se fate varie cose, il sito si incazza, blocca, eccetera. Quindi, vai. Cosa? Se cancellate gli advertising, il mercato si incazza, corretto? Vai. Se cancellate i cookie e trattamenti e gli script, non gliene fotte niente a nessuno. Nada. Zero. Non avete mai visto un sito web che dice brutto coglione due punti. I cookie sono necessari per andare avanti, riabilita i cookie. Mai non avete visto neanche uno, ok? Suggerimento: fatevi delle domande, datevi delle risposte. Questo è l'atteggiamento del mercato nei confronti degli sforzi dell'attivista di bloccare il tracciamento online, ok? È lo stesso del padrone del cane nel momento in cui il cane gli morde le scarpe. Voi sapete che la teoria più accreditata è che il cane mangi le scarpe perché voi vi mettete le scarpe prima di uscire di casa e quindi non vuole che voi usciate di casa e quindi rosicchia e mangia le scarpe, ok? Quello che riesce a fare il cagnolino mangiandovi le scarpe per evitare a voi di uscire di casa è esattamente la stessa cosa che riesce a fare l'attivista nel bloccare l'advertising per bloccare il fatto di essere profilato, uno a uno, ok? Tre supposizioni su cui si basa quasi praticamente tutto quello che trovate online di anti-adblock, anti-profilazione, blocco degli script. Tre supposizioni. Uno, che i cookie siano la condicio sine qua non necessaria per profilarvi nei vostri percorsi online e quindi per profilare le vostre abitudini di consumo. La seconda è che i cookie contengano i dati. No, i cookie non contengono i dati, però i cookie siano la parte necessaria per matchare dei dati storici vostri di navigazione con la vostra identità e quindi avere la history di navigazione. Quindi senza i cookie, eliminando i cookie, piallando i cookie, tutto lo storico che io accumulo viene meno, viene a decadere, quindi io non ho più parte storica su di voi. La terza supposizione è che i repository di dati siano bucket differenti, cioè i dati di Facebook sono di Facebook, i dati di Twitter sono di Twitter, i dati del Corriere della Sera sono del Corriere della Sera, i dati dell'advertising manager di Google, cioè DoubleClick, siano di DoubleClick. Cioè che ciascuno debba mettervi un tracking code diverso, infatti ne vedete un sacco di tracking code quando andate a fare la mappettina quella figa, per avere i dati di profilazione. Il sottointeso è: non esiste compenetrazione tra i singoli bucket. Hint, sono tutte e tre vaccate, ok? Cookie. Il cookie è il nemico di tutti, no? Il cookie viene usato per tracciarvi. Il sottotitolo qua era un par di palle, però mi sembrava eccessivo da mettere nelle slide, quindi non lo metto. Questo è uno dei vari sistemi hardware based di profilazione. Potete trovare il POC online. I movimenti del mouse riconoscono con una estrema affidabilità in percentuale l'utente che è dietro al computer in quel momento, anche tramite Tor. Calcolate che non è necessario che sia una scienza perfetta, non gliene fotte niente a nessuno di sapere il vostro nome e cognome in questo momento. Interessa però avere abitudini, gusti, consumi e soprattutto intenti, intento d'acquisto. La merce che costa di più nel mercato dell'advertising, come vedremo prima nell'RTB, Real Time Bidding, è l'intenzione di fare qualcosa. Cioè io ho intenzione di cambiare la macchina e quindi ti massacro e ti sfracello i coglioni con advertising legato a un altro autoveicolo o delle opzioni di pagamento diverse. Ti faccio un leasing, te lo faccio a noleggio, cose di questo tipo. Non è l'unico, ce ne sono a decine. Come usare ad esempio il light sensor, il sensore di luce, per mappare addirittura la dimensione, poi vi ho lasciato i link perché ci sono i paper legati, sono stupendi, per mappare ad esempio la dimensione e il numero dei locali all'interno della casa e quindi avere informazioni sul reddito. Stranamente, se vivete in un 75 locali, avete un reddito superiore, vive in un monolocale. Che cosa buffa, no?
Ma correggimi se sbaglio, ma queste tecnologie giustamente servono solamente per trovare un'identità univoca della persona che naviga. Non gliene frega niente a nessuno di associare nome e cognome a chi muove il mouse in questo modo, giusto? È allora, questo non il principio gliene frega... importante. È vero, non gliene frega niente, ma lo fa. Ma perché lo fa? Al contrario, il tuo nome e cognome, la tua identità, è uno dei parametri che vengono utilizzati per fare reconcile, cioè prendere diversi bucket, diverse cose che voi fate dopo che avete cancellato il cookie, perché tutto questo non è cookie based, niente di tutto questo è cookie based, ok? Arrivate, avete il vostro bel cookie, cancellate il cookie e vi sentite lì tucker, yeah, ho cancellato il cookie, non mi traccia più nessuno, Antani. E andate su un sito che fa fingerprinting sulla parte di visualizzazione e vi riappioppa esattamente lo stesso cookie di prima, esattamente identico. No, il cookie sarà diverso, ma all'interno ci sarà uno unique ID che è esattamente lo stesso, ok? Non è una cosa nuova. Nel 2010 credo che era uscito il giocattolo divertentissimo dell'ever cookie, il cookie che salvava all'interno dell'HTML5 data storage, flash system object, cercava di ritirarti sullo stesso cookie. Non ha funzionato, e soprattutto non ha funzionato ed è stato recuperato da quello. Ma perché? Perché usano c'è un altro un poi problema. Browser. Sì, l'hanno vai a vedere. Vai a rivedere. Queste erano teoriche. Questo è vero. Silverpush. Tecnologia di profiling dei rumori di fondo e soprattutto inserimento all'interno di siti web, programmi televisivi e applicazioni di una frequenza particolare e inudibile che consente di associare un browser a un dispositivo cellulare nella stessa stanza, a un programma televisivo nella stessa stanza, a una emittente radio nella stessa stanza, ad un'appliance configurata appositamente all'interno della stessa stanza. Con una cosa divertentissima: ogni volta che ritornate all'interno della stessa stanza vi viene riappioppata l'identità univoca che voi utilizzate. C'è un bellissimo paper, adesso la Federal Trade Commission ha detto che non era bellissimo, quindi l'hanno un po' modificato, però è un'applicazione commerciale questa. Non vi sto parlando di una tecnologia potenzialmente exploitabile per fare... No, è un prodotto a scaffale. Si chiama Silverpush. Vai. A 2K16 Edition, a Marketer's Guide to Cross Device Identity. Se vi state se cercate tracking online, trovate quattro stronzi di attivisti molto bravi che cercano di evitarlo. Se cercate cookie, everlasting cookie, trovate delle proof of concept. Se non avete il vocabolario corretto, non trovate come lo chiama il mercato. E vi troverete un sacco di cose divertenti, di nuovi termini che non avete mai sentito oggi. Cross device identity è il nuovo. Ma perché ci interessa il cross device identity? Cookies are so yesterday. Cross device tracking is in. Cookie non servono. Quello che serve è uno unique ID recuperato in mille modi diversi che consenta di tracciare. Il cookie è un mezzo che per adesso è temporaneo. È un modo comodo per salvare questi dati. Perché è comodo? Perché normalmente le chiamate agli altri dati sono a pagamento. Quindi se io devo riprofilare l'utente X, devo comprare un servizio che a ogni call mi fa pagare. Se mi fa pagare ad ogni call, mi diventa antieconomico farlo ogni volta, e quindi vi appioppo un cookie che ha l'unico scopo non di tracciarvi. Tracciarvi con un cookie fotte più un cazzo a nessuno, ma ha l'unico scopo di fare in modo di avere una cache per pagare 10 volte per prendere sempre lo stesso utente. Ok? How in, the industry will follow you whenever you go. Cross device identity non è più solo in browser, è in browser, è in app, è in appliance, è in service, applicazioni, set top box, servizi, siti web, in varie connotazioni. Perché? Perché in realtà il problema era un altro. Nasce con un intento quasi nobile: fare in modo di riassociare gli utenti di più device a un unico utente. Perché sennò gli utenti, se io la mattina vado su ThinkGeek col cellulare, poi vado dall'ufficio
con il computer dell'ufficio, poi torno a casa e vado col desktop di casa, poi vado a letto e vedo col tablet. Sono 5 persone diverse per il sito web, ma in realtà non è vero, sono un'unica persona e quindi devo spendere n volte per fare un'unica cosa. Since 2009, market has steadfastly moved from a cookie-based approach to a network, application, hardware, identity-based, deterministic and probabilistic approach. Anche un pochino Antani. Sotto c'è come fosse la supercazzola, no, c'è scritto also known as, fottetevi. Cancellati i cookie, sì, ci importa Sega. Perché identity? Perché all'interno di un sistema, il primo dei giochi è molto semplice. Guide to cross device tracking with user in Google Analytics. Vi siete loggati in un qualunque cazzo di sito web e o applicazioni che usi un tracking ID? Sì? Bene, vi viene riappioppato lo stesso unique ID. Non la vostra identità, e non gliene frega nessuno il fatto che quello sia Matteo Flora, però è uno unique ID. Che il fatto che non gliene frega un cazzo a nessuno, hai ragione! Uno. Google Analytics, user ID, questo è il... Vi ho messo la parte delle Talking Frontier Foundation... No, questo in realtà ho sbagliato, scusate, è Optimize Smart. È carino perché tutti i device Android hanno la possibilità di implementarlo nativamente, così almeno le applicazioni possono generare advertising utilizzando lo stesso unique ID, no? È così scomodo dover ricompilare tutte le volte le vostre abitudini d'acquisto per avere l'advertising giusto per voi. Fatelo una volta sul cellulare e portatevelo dietro, no? Anche voi, che rompicoglioni che siete. Ma non lo fate a mano. Il bello è che questa cosa non è una roba da hacker fatta a mano. Crux.com è una delle piattaforme leader che fa questo in automatico. Mettete script barra n immagini barra cose particolari all'interno di Flash barra gateway pages, kit di sviluppo per mobile, kit di sviluppo per la vostra applicazione desktop, e il sistema si preoccupa di fare che cosa? Deterministica e probabilistic approach, che significa ricookizzarvi. Super tag, come generare delle... vi fa praticamente i cross bucket. Se vuole comprare questo, allora ha un'abitudine d'acquisto di un certo tipo. Mobile data activation, lookalike, trovare tra vari... Io non ho tutti i dati di lui, però ho visto che ha visto 4 pagine e che il 98% degli utenti che ho già nel database che hanno visto quelle 4 pagine hanno queste abitudini d'acquisto, e quindi trasferisco a lui le abitudini d'acquisto. Che è sostanzialmente quello che fa Amazon. Beh, quello store. Che fa Amazon. Esatto. Vai. E poi iniziano a diventare le cose divertenti. C'è un header particolare, XUIDH. Ma tanto vi do le slide, non preoccupatevi. Anzi, le slide sono mgpf.it/tracking-felice. Verizon. Verizon è bellissima. Perché a Verizon fotte un cazzo di niente se voi avete spento tracking, cookie, scripts, anche se girate con uno script, gliene fotte niente. Perché tanto vi manda una header in qualunque cazzo di connessione voi fate utilizzando un qualunque network di Verizon fisso, eccetera, in cui vi impianta una header con uno unique ID. E vende, ovviamente, il fatto di tutte le vostre abitudini di navigazione. Quindi, l'utente, io che ho un sito web che vende minchiate, e voglio sapere che a Shinawa interessano i dildo di gomma, ok? Mentre all'avvocato là in fondo interessano i jammer, perché non vuole che la fidanzata a letto scriva col cellulare, cosa faccio? Vado da Verizon, pago un X e Verizon mi dice: guarda, non ti preoccupare, io ti mando una header con uno unique ID. Tu, server to server, ripeto, server to server, lo ripeto un'altra volta nel caso non l'aveste capito, server to server, quindi voi non c'entrate più un cazzo con tutti i giochini da privacy activist di sto cazzo, server to server, tu mi passi quell'ID,
e io ti rispondo con le abitudini d'acquisto e tu gli customizzi la pagina. Più comodo di così? Server to server. Verizon. Quindi siamo partiti dal first party cookie. Metto il cookie perché mi interessa il fatto di sapere che tu vuoi il fondo del sito web con Hello Kitty rosa che salta avanti e indietro, come Shinawa, ok? Chiaro. O con la Bocassini mezza nuda, come invece al nostro amico avvocato. Non hai detto che sei un patito dell'horror? Detto questo, first party cookie, salvo le mie preferenze. Third party cookie, quelli che fanno tanto paura in genere a attivisti vari ed eventuali, che come avete visto non contano quasi un cazzo di niente, sono solo più economici, cioè vale la pena metterli perché non devo pagare un servizio esterno, ce li ho già. Dal cookie allo unique ID. E voi dite, va bene, è finito qui. State scherzando? È qui che inizia a diventare divertente una volta che ho unique ID. Perché da qui partite a che cosa? Partite a DSP e DMP. Quanti di voi hanno sentito queste due parole? DSP e DMP. Nessuno di voi. Nessuno di voi è mai stato nel mondo dell'advertising. Perché l'advertising oggi come oggi si basa su data service provider, i vari AD exchange eccetera, quelli che vi buttano i banner, è una semplificazione ma va bene lo stesso, e DMP, data management partner, quelli che hanno le identità, ADX, AD exchange, quelli che scelgono il banner a seconda delle vostre, quella roba per cui gli dico lui ha questi interessi, sparagli il banner e lui ti sceglie quale banner eccetera, data exchange. Chi sono i data exchange? Sono gli individui più interessanti di tutta la catena, sono quelli che hanno il database di tutte le informazioni, di tutte le identità, aka benvenuti nel mondo dell'RTB, Real Time Bidding, sistema automatico in cui io biddo, cioè faccio un'offerta per avere quegli utenti che sono all'interno dei vari siti web e dei sistemi di advertising che hanno un'intenzione d'acquisto per una macchina e competo. Quello che paga di più li butta fuori, non nella ricerca di Google, it's so 2K1, ok, ma in quelle persone che sono già profilate e so già che mi interessano. Parentesi ludica, i cookie sono comodissimi, le identità sono comodissime, perché non utilizzarle in ambito di spionaggio internazionale? Ad esempio, quello dopo, con il comodo programma Quantum tra quelli dell'NSA che conoscete benissimo, che non faceva nient'altro che, invece che riprofilare la persona, prendere nella navigazione gli unique ID e andarli a recuperare. C'è già qualcuno che lo fa commercialmente questo lavoro. Cosa cazzo devo rompermi le balle a tracciare la gente? È così comodo, lineare e preciso? Lo sta facendo qualcun altro, mi porta la pappa pronta, io devo solo andare e dire scusa, fermo un secondo che prendo il tuo unique ID, puoi andare, grazie. Ok? Fine parentesi ludica. Lo pronunciate DSP, ma in realtà lo dovete leggere con una cosa che si chiama cookie syncing. Vi ricordate il terzo? Allora, erano tre le cose. Uno, i cookie servono, minchiata. Due, i cookie hanno le mie preferenze, minchiata. Tre, ciascuno deve avere il suo cookie, perché se no non riesco a profilare. Benvenuti nel simpatico mondo del cookie syncing. Come funziona il syncaggio tra offerta e domanda? Semplice, built-in idea world will be a server-to-server integration based. Scusate? Server-to-server integration based, quindi voi non vedete un cazzo di niente. Ok? Non lo bloccate lato script, non lo bloccate come minchiate da attivista, ok? Server to server script. On a frequency cap, in realtà ci mettono un pixel per evitare che questo viaggio lo devi rifare, perché se hai già il cookie settato da tutte e due le parti, eviti di dover rifare il syncing. Ma ancora una volta, cookie o pixel di syncing non servono per darvi e appiopparvi o per ritrovarvi, servono solo ed esclusivamente per evitare di fare chiamate e doverle pagare. Quindi se navigate un'ora e vedete 1000 pagine, faccio una chiamata e non 1000 chiamate che mi costano 1000 volte tanto. Vai. In un mondo ideale, questo è ancora crux, poi ci sono tutti i link, quindi potete andarvelo a studiare, a vederlo. Advertiser, internet provider, l'utente che naviga, in mezzo abbiamo la D-Exchange, cioè quello che deve mettere il banner, che non sa un cazzo di me,
perché non è mai, cioè, non sa nulla, ha dentro le mie cose ma ha solo un banner. Dall'altra parte abbiamo la piattaforma di retargeting che vede non solo dove io vado, l'advertiser Ford cosa vuol fare, ma sinca, vede che a me interessa quella cosa e me la butta fuori. I due sistemi teoricamente, secondo il grafico che abbiamo visto all'inizio, avrebbero dovuto mettermi due diverse installazioni con due diversi tracking per conoscere tutta la mia storia. No, si sincano e se li passano uno con l'altro. Fine dei giochi. Vai. Hint 1, server to server è il male. Hint 2, server to server non lo vedi con i giochini. Credo che il passaggio successivo lo vedete già probabilmente. Se avete capito più o meno come funziona il passaggio divertente, lo vedete. Si chiama DAS, Data as a Service. Cioè, abbiamo visto che io ho tutta la navigazione del mio utente, cookie, lo riprofilo, gli metto le sue cose. Shinawa ha tutte le sue cose, profilo, rimette le sue cose. Volendo ci possiamo mettere d'accordo per un mutuo interesse e possiamo passarci i cookie, così io so quello che sa lui e lui sa quello che so io. In realtà posso anche scegliere una sola direzione. Il problema è, e se io e Shinawa non ne sappiamo un cazzo di voi che navigate? Non vi abbiamo mai visto, è il primo giro che fate sul nostro sistema. Io non ne so un cazzo, mi sinco con lui che mi dice sorry bro, ne so un cazzo nemmeno io. Mi volete dire che qualcuno è così geniale che ha fatto un repository centrale in cui gli utenti possono, essendo pagati, mettere dei dati di navigazione e prendere soldi, o all'occorrenza fare una chiamata server to server e recuperare dei dati, tipo così, ad Exchange, Data Exchange, cioè un sistema che ha solo i dati, non gliene frega un cazzo di mandarvi banner, e ha in mezzo uno user profile database. Hint, qui è dove dovete dire oh cazzo, esatto. Ok? Ed è meraviglioso. È meraviglioso perché dal mio punto di vista io sono 3 anni che vedo tutta sta gente che si lancia, fa l'attivista, blocco questo, blocco quello, ed è bellissimo. È meraviglioso. Soprattutto per il cazzo che poi che tu guardi e dici tanto non sei un cazzo. Fa molto il fatto di dire no, non mi bucheranno mai perché tanto io ho il server aggiornato all'ultima patch. Guardate la faccia di Mario Ritelli quando voi gli dite ho il cellulare patchato all'ultima versione di patch. Ecco, quella è la faccia che faccio io quando mi dicono io blocco i no script, io metto no script. Yeah. Ok. Vai. Volete dirmi che quanti di voi conoscono una società che si chiama Blue Key? Perfetto, guadagna più soldi di tutte le società che vi vengono in mente tranne Google eccetera, ed è stata comprata da Oracle. Cosa fa Blue Key? È bellissima, è la più, nella mia vita se dovessi mai andare a lavorare come servo del demonio potrei contemplare due strade. Uno, la migliore in assoluto, è IQT. Quello già ci sono, quindi IQT, IQTEL, il fondo di investimento della NSA per tecnologie strategiche. È stupendo, perché l'NSA non è che ti dice vengo da te e tu mi dai i dati, brutto figlio di puttana. Ti dice io ti riempio di fraccate di soldi, l'unica cosa che devi fare è farmi entrare anche a me parte dei dati. Ed è un approccio meraviglioso. Se lì non ce la faccio, Blue Key. Perché? Cosa fa Blue Key? Innanzitutto Blue Key è il servizio di Data as a Service, ed è meraviglioso. Perché? Perché Data as a Currency. Il data è una currency a tutti gli effetti. Una currency che è condivisa tra l'utente, proprietario dei dati. Non mi ricordo l'acronimo, ma il significato era manco per un cazzo. L'utente in questo non entra. Le piattaforme che hanno i dati, che le vendono a chi vuol fare pubblicità. Non su quelle piattaforme, è lì che sbagliate. Ah, che bello, Ad Diz funziona bene perché poi ti dai i banner. Ma io non ho mai visto un banner di Ad Diz. Come cazzo vivono sti qua? I banner non li danno loro. Perché? Perché avete un comodo repository, queste sono le presentazioni ufficiali, cioè il PDF, un comodo repository di 30.000 data attributes, compresi intent, B2B, past purchase, local demo, interest, lifestyle, brand and qualified demographics, 700 milioni di global profiles, more than 200 data providers. 200 data providers, un data storage. Non c'è bisogno di mettervi 200-300 tracking code. Se ne battono le palle di mettervi 200 tracking code, ne mettono uno. E cosa fa? Cookie syncing.
prendo il cookie, riesco a trovarlo e gli dico: oh, bro, c'ho questo, chi è? Track, aspetta, c'ho il dato di quell'altro. Lo prendo, lo metto. Se vuoi puoi pagare per avere le augmentation. E voi dite, vabbè, ma basta navigare, no? Twitter Taylor Audience è parte del Blue Key Activation System. Usate Twitter? Sì, siete in Blue Key. Ciao! E avete i banner relativi. Ma non solo. C'è questa cosa che è bellissima, la Data Directory. L'ho guardata ed ero lì che fa... Oh, che meraviglia. Perché volete spiare qualcuno? Volete un elettario? No, spiare no. Non avete l'identità reale, quindi non è quello il problema. Però volete comprare audience? Questo è bellissimo, è il catalogo della postal market delle audience che potete comprare. È meraviglioso, vai. Tipo, add this. Come fai i soldi add this? Collection method, observe, declare action of each and unique visitors on every page across the publisher network. Cosa posso comprare? Understanding community, reaching hard to find. Come posso fare? Prendo single ad e via, vai. Ce ne sono una serie. Comscore. Perché non avere un provider di tutto, dai servizi televisivi al telefono, che mi dice le abitudini dell'acquisto, no? Cioè, è così comodo, addirittura tutti i canali che vedete, quanto l'avete visto, che programmi televisivi, il genere che vi interessano, è comodissimo, no? Vai? Dun & Bradstreet, è l'equivalente della Camera di Commercio. Navigate da un'azienda, volete non sapere la persona che arriva da quell'azienda, dall'interno di quell'area, di che cosa si occupa l'azienda, qual è il fatturato, qual è la regione di appartenenza, dove occupa, di cosa, quali sono stati i profili di acquisto negli ultimi X mesi di gente altra che era nella stessa parte. È così comodo avere queste informazioni. Forbes, navigate su Forbes, ciao, vai. Tivo è bellissima. Tivo Research Gather, passive, second by second set top box tuning data in a privacy compliant manner. In a privacy compliant manner vuol dire che non è illegale per la giurisdizione in cui opera. Anche te, che cazzo di domande fai? Ma sto chiedendo che la marca della vaselina, nel senso, non è illegale in quale giurisdizione. C'è scritto? No, non farti cazzo di domande, anche te. È privacy compliant, sì. Hai motivo di dubitarne? Io no. Vai. Siete delle persone orribili. Qui non ridete più, però. Non ridete più perché voi dite, vabbè, ma quando cazzo è l'ultima volta che ho fatto il login nell'area riservata di Visa per mettermi dentro? Mai, probabilmente. Peccato che un annetto, un paio d'anni fa, è diventato obbligatorio la two-way authentication di Visa, vi ricordate? Che adesso per fare la parte... E quindi cosa fate? Entrate per caso in una gateway page di pagamento sul sito di Visa, vero? In cui per caso mettete il vostro codice, quindi Visa sa esattamente il nome e cognome vostro e tutte le vostre abitudini di spesa, eccetera, vero? Per caso dite che c'è, vero? Era un'altra dei momenti in cui dovevate dire, oh cazzo. Grazie. Bye. Welcome to the age of digital currency. Il dato è una currency. Posso venderlo, posso comprarlo, posso augmentarlo, cioè avere un dato potenzialmente anonimo e chiedere a qualcuno di recuperarlo. Quindi non ho più bisogno io di avere il mio network, il mio script in giro, le mie cose. Non serve più. Ho bisogno di avere un buon business model per cui mi possa valere la pena di comprare il dato, ma posso chiamare le singole chiamate all'interno di un sistema condiviso. Già, e adesso dobbiamo capire che non è possibile tornare indietro. Quando il sistema è a questi livelli di sofisticazione di fingerprinting, il fatto di pensare che sia possibile defingerprintare la vostra vita digitale è un'utopia, punto. Fine, la frase finisce lì. L'unica cosa che ci posso aiutare è creare davvero un sistema che abbia due possibilità. La prima è che sia realmente e matematicamente privacy enabled, la prima. La seconda è, ci stiamo sbagliando, ma questo è più roba da bronzo comunista, ci
ci stiamo sbagliando nel ci stiamo sbagliando nell'attribuire il valore, perché il proprietario del dato non è la piattaforma o Blue Key. Il proprietario dei dati siete voi, e voi all'interno del ciclo di vita e all'interno del ciclo della catena del valore voi non ci siete. Ora, se non state pagando per un servizio, non siete l'utente, siete la merce in vendita. Benvenuti nel fatto di capire qual è la valuta con cui vi stanno valutando. Passo a Shinawa, okay. Poi qua dietro vi ho lasciato invece un po' di roba per andare a vedere un po' che cosa, dove, come, quando, ma passa lui. Allora, volevo partire da una riflessione che ha fatto proprio Dan Gear, che è il Chief Security Officer di InQtel, il fondo di investimenti della CIA, giustamente. Io lo classificherei come uno dei buoni, anche se lavora per l'InQtel, perché è, secondo me, un luminare della security, è molto esperto in questo campo. E, ha fatto uno speech al Black Hat 2014. Pieno di gente cattiva che lavora per delle buone persone. Pensa Naif. Esatto. Pensa Margheritelli, cioè anche lui. E di gente buona per lavora per, che lavora per cattive persone. Pensa me. E lui sostanzialmente ha fatto questa osservazione, che sempre di più non siamo in possesso del nostro dato personale. Se pensiamo che quando camminiamo per una strada non c'è niente che impedisca a qualcuno di farci una foto, allora non c'è niente che impedisca a qualcuno di misurare la nostra camminata, che è anche un qualcosa che ci identifica univocamente, il nostro battito cardiaco, quanto stiamo... No, non dalla foto, con altre tecnologie che si trovano già in alcuni aeroporti, se non sbaglio. E quindi stiamo perdendo in qualche modo la confidenzialità del dato nella triade CIA, nella famosa triade CIA, confidentiality, integrity e, a seconda che siate ingegneri o meno, authentication o availability. Ma vabbè. E quindi quello che si può fare adesso, secondo me, è fare quello che fanno sempre gli informatici, ovvero aggiungere un layer di complessità superiore e cercare di patchare in qualche modo questa situazione, cercando di salvare capre e cavoli. E quello che penso che vedremo nel futuro prossimo è uno sviluppo di soluzioni crittografiche che potrebbero riuscire a mantenere la confidenzialità del nostro dato e riuscire a tenere in piedi comunque tutta questa infrastruttura di servizi che è ormai irreversibile. Allora, ho pensato di parlare un attimo di tre soluzioni crittografiche che stanno che sono parte della ricerca attuale in crittografia. La prima è la pleomorphic encryption, dove praticamente l'osservazione di base è questa. Noi siamo riusciti a capire come sviluppare algoritmi sicuri per cifrare i dati in transito, pensate a OpenSSL, TLS, quello che volete, e cifrare i dati statici sul computer. Manca uno step nella catena molto importante, che è la cifratura del dato durante la computazione, perché non si riesce ancora a fare calcoli su dati cifrati. E nel 2011, mi sembra, è stato proposto il primo cifrario full homomorphic encryption, che ha un piccolo problema: non scala molto bene, quindi in teoria funziona. La situazione pratica è che sì, riusciamo a fare probabilmente due o tre operazioni su alcuni dati cifrati. Cosa vuol dire questo? Esempio molto pratico. Supponiamo di avere 2 e 3 e di voler calcolare la somma. Ma non vogliamo fare noi questo calcolo, vogliamo delegarlo a terze parti. Ma ovviamente non vogliamo che terze parti abbiano 2 e 3. Ok, cosa facciamo? Abbiamo questo cifrario, cifriamo 2 e 3, inviamo i dati cifrati al server nel famoso cloud, ci aspettiamo che questo faccia la somma su dati cifrati, ce li rinvia, li decifriamo e otteniamo la somma che aspettavamo. Ora, esistono alcune soluzioni che non sono full homomorphic encryption, ma si chiamano partial homomorphic encryption o somewhat homomorphic encryption, e si riesce adesso praticamente a fare un numero infinito di somme sui dati e un'unica moltiplicazione finale.
Quindi si riesce a calcolare cose tipo media e varianza. Non tantissimo, però è già un buon inizio. Adesso, parlando con un postdoc di crittografia, mi spiegava che la full holomorphic encryption non è più di moda, quindi non ci sono persone che ricercano più in questo ambito, perché è molto difficile sostanzialmente. Quindi dobbiamo aspettare che arrivi di nuovo un genio che abbia l'idea del secolo e ci permetta di sbloccare la difficoltà, non io gigante. Fun fact, la full holomorphic encryption era una tesi di dottorato di un tizio in IBM che ha fatto il submitting della tesi, 6 mesi prima viene riletta dai vari professori accademici, l'hanno rivista e hanno detto ma guarda che cioè il tuo cifrario non è full holomorphic, e questo nel panico in 6 mesi ha inventato un mega trucco crittografico per riuscire ad avere effettivamente il primo cifrario full holomorphic encryption. Un'altra cosa divertente è che utilizzando tecnologie quantistiche si riesce a fare una cosa molto simile alla full holomorphic encryption. Si chiama delegated blind quantum computation o delegated quantum computation, e il concetto è molto simile. Ma la differenza è che con queste tecnologie quantistiche anche la computazione può essere segreta e delegata al server, quindi il server esegue dei calcoli che non sa quali sono. Quindi ovviamente è simile e si risolve sostanzialmente dicendo in chiaro al server che dati poter computare, giustamente. Esiste un progetto su GitHub che si chiama Helib, che implementa questi algoritmi, però ovviamente sono cose puramente accademiche ancora. L'altra cosa interessante di cui volevo parlare è la multiparty computation, dove il problema da risolvere è quello di un insieme di persone, supponiamo che siano milionari, e vogliono scoprire qual è la persona più ricca tra di loro senza rivelare quanti soldi hanno. Questa cosa è fattibile, esistono algoritmi che ti permettono di calcolare il massimo di una funzione o una qualsiasi funzione su un insieme distribuito di dati senza far sì che tutti i partecipanti rivelino i dati mutualmente. E viene usata già in alcuni paesi del nord Europa, per esempio è stata usata in Normandia per trovare evasori fiscali. 2 ministeri differenti hanno usato la multiparty computation per trovare gli evasori sostanzialmente. Era il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Finanza. E questa cosa sì, ormai scala, funziona, riusciamo a farci calcoli molto bene, e esistono già le prime startup che si occupano di questo. L'ultima tecnologia di cui volevo parlarvi è la searchable encryption, che sostanzialmente è molto semplice. Abbiamo un database, non vogliamo avere i dati nel nostro database, ma vogliamo comunque riuscire a farci delle query SQL-like, e vogliamo che chi fa le query riceva il dato e eventualmente in possesso di una chiave simmetrica decifra il dato e se lo tiene, fa quello che deve fare. Scenario di applicazione, potete immaginarvi un Facebook senza che Facebook possa avere i vostri dati. Esiste un'implementazione di searchable encryption fatta dal MIT, non è più mantenuta, ma sono riusciti a tirarci su un forum in PHP. Quindi questa cosa è reachable da smanettoni, secondo me. Cioè, se qualcuno vorrebbe smanettarci sopra, smanettarci sopra potrebbe farlo. Altra cosa di cui volevo parlare è l'idea di compartimentalizzazione, che però giustamente tu mi dici non funziona tantissimo. Non funziona tantissimo. Beh, bisogna vedere su quali... Il problema della compartimentalizzazione è dato principalmente dal fatto di come io gestisco i miei bucket. Cioè, se io do delle bucket secchielli, database separati potenzialmente con le stesse persone. Attualmente non esiste una modalità safe per fare in modo che le informazioni che io memorizzo all'interno di un database non siano archiviabili in maniera perenne e riutilizzabili. Vi faccio un esempio scemo, così almeno potete capire anche voi. Così almeno riesco a spiegarlo, mettiamola così.
fino a qualche anno fa, le Facebook ID, cioè quando voi avevate un'applicazione o un qualcosa del genere, cioè quando voi chiedevate l'ID dell'utente di Facebook che usava una vostra applicazione, erano totalmente condivise. Cosa significa? Significa che se io facevo l'applicazione manda un dildo gigante di gomma a Shinawa e voi vi registravate come utente attivo, mi dava, il suo ID era 00079, il suo era 00063, ok? Se Shinawa avesse fatto un'applicazione con scritto regala un enorme dildo di gomma a Matteo e voi vi foste di nuovo registrati, avreste avuto di nuovo 6973. Questo cosa aveva creato? Aveva creato un mercato, ma un mercato fiorente, di realtà che volevano semplicemente non recuperare i dati vostri da Facebook, quindi farvi usare un'applicazione per farsi dare le autorizzazioni a recuperare i vostri dati e riutilizzarle, ma molto più semplicemente che prendevano il vostro ID di Facebook, che si trovava all'epoca anche nella pagina, cioè vi vedevano commentare da qualche parte, prendevano il vostro Facebook ID, andavano da qualcuno che aveva il database e gli diceva dammi i dati, e se li memorizzavano, ok? Questo mercato è finito improvvisamente quando Facebook ha deciso di dare unique ID differenti per ciascuna applicazione, e uno unique ID che è totalmente differente dal vostro unique ID di Facebook, non è più il vostro Facebook ID, ma è un'app ID. Ora, se non esiste nessun sistema per fare in modo che quella informazione sia legata a una cifratura legata solo a voi, ma si può di nuovo rimatchare, il rematching dei storing delle informazioni è il mercato attualmente sulla rete più fiorente. Ma non lo si fa solo con la vostra navigazione. Il motivo per cui Facebook ha comprato WhatsApp non è perché era un'applicazione bellina con cui voi facevate chat, aveva già Messenger. L'obiettivo era solo ed esclusivamente avere i nostri numeri di telefono e avere le interrelazioni tra i vostri numeri di telefono e la vostra agenda, perché tutti caricavano l'agenda perché è necessario per utilizzare WhatsApp, era necessario per usare WhatsApp. Quindi il fatto di avere dei bucket differenti senza avere un sistema di cifratura che mi consente, uno, di revocare l'accesso ai miei dati, due, che eviti il caching dei dati, è assolutamente impossibile. Qual è la vera... Quando arriveremo alla vera svolta? Arriveremo quando la vera svolta della DMP, cioè di quella roba che qua dentro salva i vostri dati, quella roba che poi può erogare il DAS, il Database as a Service, quando la DMP sarete voi, cioè sarete voi ad autorizzare o revocare l'accesso al vostro data storage di intenzioni d'acquisto dietro pagamento. Lì è la svolta reale. L'altro problema della compartimentalizzazione che è, secondo me, che su un social network farsi diversi account per vari gruppi sociali sembra una bellissima idea, ma secondo me è molto impraticabile, perché se ci provi vedi che la tua rete sociale non hai reti sociali differenti, si sovrappongono, quindi ti capita di avere magari un amico su un profilo che però aggiungi nell'altro, e quindi non è una cosa separabile nettamente, e quindi risulta inutile anche secondo me. E un'altra critica che si può fare a queste tecnologie è che comunque, anche se il dato è cifrato, il metadato rimane comunque in chiaro, e questo è un problema ancora senza soluzione, mi sembra. Non si può fare niente, perché il log della connessione, quando ti sei connesso, quanto è durata la connessione, rimane in chiaro necessariamente. Fine. Domande? Nel frattempo sul gruppo Facebook di ESC trovate il link alle slide. Scusa, quindi non ho capito bene, il mio identificativo univoco, io non ho possibilità di vederlo perché è solo server to server, giusto? In realtà lo vedi quasi sempre, perché per il motivo che dicevamo di caching è quasi sempre piazzato in un cookie. Ma per fare che cosa? Per evitare che ogni volta debbano rirecuperarlo. Sfortunatamente spesso e volentieri non hai l'ID univoco vero, ma hai una versione cifrata
di univoco. Questo perché? Perché un po' di gente veramente schillata, cioè quelli che fanno i parassiti a un sistema di questo tipo sono gente con sotto due coglioni meravigliosi, aveva fatto una serie di script decisamente malevoli che andavano a captare i cookie di profilazione e riprendersi lo unique ID. Quindi per evitare questo, quasi ciascun player che lavora all'interno di una DMP ha una sua chiave e le chiamate server su server vengono passate con la chiave per fare in modo che sia cifrato e che non abbia un riscontro ancora una volta cross. È esattamente la stessa cosa che faceva Facebook. Quindi comunque risulta difficile che io vada sul browser del mio capo, gli prenda il cookie e riesca a pagare. Anche perché normalmente in un caso di resync, se utilizzano qualcosa relegato o all'audio o ai movimenti del mouse o alla luce, tu non hai la stessa cosa e quindi a un certo punto ci sarà una discrasia, ci riesci fino al prossimo resync. Quando resinca ovviamente si trova una discrasia di qualche tipo, è il motivo per cui tra l'altro si dice alcune proposizioni, mi pare non di BlueKey ma di altri provider, ti dicono che riconoscono gli utenti che usano un determinato device perché hanno i pattern. Volevo fare una considerazione però sul fatto di riuscire a fare questa cosa qua, cioè di poter revocare diciamo la propria identità, no? Sì. O di poter determinare una data di scadenza, diciamo. In questo caso secondo me ci perderemo i servizi, nel senso che adesso noi siamo la merce, cioè loro ci danno il servizio Facebook, non so, WhatsApp, tutti quelli che volete, perché comunque noi gli rendiamo dei soldi, cioè sì, attraverso di noi loro pigliano dei soldi. Nel momento in cui potessimo revocare diciamo la possibilità a loro di utilizzare questi dati, loro non hanno più motivo di tenere su quei servizi lì. Esattamente, ma infatti il gioco non è revocarlo e usare tutto da scrocconi di merda. Il gioco qui è un altro, il gioco è dire io voglio essere in charge, cioè i dati sono io che te li do dalla mia DMP. In realtà già ci sono sistemi che stanno cercando di creare un digital fingerprint che io posso condividere e io ti do questo come pagamento, ma partecipando a tutto quello che è anche la parte di revenue stream. In questo momento abbiamo, però sarebbe da parlare in un altro modo, il mercato è drogato perché in realtà le revenue che chi vende pubblicità fa sul singolo utente sono ordini di magnitudo superiori a quello che in realtà l'utente percepisce. Quindi tu hai un servizio che costa peanuts e che rende billions, ok? Soprattutto se poi pensate a un reddito di sopravvivenza, non chiamo di cittadinanza, qualcosa di un altro tipo, cioè a un percorso in cui in realtà il tuo potere di poter creare creare reddito lavorando è estremamente basso e tende a scomparire, ma in realtà tu diventi fonte fondamentale perché come spenditore di quel reddito, senza di te tutto il mercato del quaternario avanzato, che non è neanche più terziario questo, ma il quaternario avanzato non funziona, il gap tra quanto tu paghi per un servizio e quanto loro guadagnano è quella cosa che consentirebbe di ricreare addirittura una sorta di, e qua vabbè, tra piccini, reddito di cittadinanza digitale. Se tu percepissi parte... Per il fatto di dare i tuoi dati, in realtà, se a te venisse riconosciuto un valore monetario consistente tra vari player, non avresti più un unico player che rivende i tuoi dati, ma dovresti dare questa parte. Innanzitutto democratizzeresti il mercato dell'advertising, perché adesso solo chi ha l'accesso a grosse data storage è in grado di farti advertising mirato. In quel caso invece solo chi ti paga probabilmente molto meno di quanto paga quell'altro ce la fa, ma anche la startup che può fare tapping nei tuoi dati può farti analisi di questo tipo. Dall'altra parte tendi ad abbassare il diverbio tra le due parti. C'era Claudio. Scusate, siccome abbiamo già sforato, ci sarà un CAPS oggi pomeriggio alle 16 riguardante, per cui tutte le domande le potete fare lì dopo. Grazie.